Ciao, sono Valerio Novara. Sul set di Mercoledì ci sono Jenna Ortega, l'attrice che interpreta Mercoledì Adams, e Tim Burton, il regista delle prime 4 puntate della serie. Parlottano tra loro, non si capisce che cosa si stiano dicendo. A un certo punto Tim le fa: Jenna, adesso devi fare un flash mob, questo ballo è previsto con un gruppo di persone. Lei dice: no, secondo me non è la cosa giusta, Mercoledì non è tipa da invogliare la gente a ballare per il suo carattere, e propone a Tim Burton di fare un ballo da sola, che è diventato poi la scena più iconica della serie Wednesday su Netflix, e da lì parte e inizia a ballare con un mix di improvvisazione, prendendo spunto anche da alcuni balli famosi degli anni 80. Pensate che l'attrice ha impiegato solo 2 giorni per imparare questa coreografia, che ha coreografato da sola. Lei inizia a ballare in mezzo ai suoi compagni di classe in una scena che è diventata iconica nella serie TV Netflix e che prende spunto anche da alcuni balli degli anni 80, nonché delle movenze che la stessa Jenna Ortega ha dedicato a Liza Loring, che è stato il primo personaggio ad aver interpretato Wednesday Addams nel 64, pensate, in uno show in bianco e nero, ed è stata anche la più giovane Mercoledì Addams della storia della famiglia Addams. Ricordiamo però tutti la più famosa, forse che tutti ricordiamo, è quella interpretata da Christina Ricci negli anni 90 in La famiglia Addams 1 e 2. In un'intervista, tra l'altro, la Ortega ha rivelato che si sarebbe mai aspettata il successo di quella particolare scena della serie, che troviamo nel 4° episodio, e che avrebbe fatto le cose in modo diverso, probabilmente col fatto che aveva impiegato solo 2 giorni ad imparare la coreografia, perché era stata impegnata nelle lezioni di violoncello nella settimana precedente ed era anche malata di Covid sul set quando ha iniziato a girare quella scena. Ha rivelato che insomma è stata un po' turbata anche dal successo avuto e che non se lo sarebbe mai aspettato, soprattutto su TikTok. Una delle cose che in pochi sanno è che la canzone originale è Goo Goo Mac dei The Cramps e non Bloody Mary di Lady Gaga. Come sono andate le cose? Praticamente i TikTokers hanno preso quella scena e molti di loro ci hanno messo sopra la canzone di Lady Gaga, quindi è diventata virale la versione con Bloody Mary di Lady Gaga e non con quella dei The Cramps, che invece troviamo nella serie. Un po' a sorpresa, forse molti non lo sanno, ma la canzone di Lady Gaga non compare mai all'interno della serie. Insomma, il grande successo di Mercoledì viene anche da questa iconica scena del ballo, che è poi diventata virale sia su TikTok che su YouTube che su Instagram, e che molti utenti insomma hanno ripreso ballandoci sopra e travestendosi come Mercoledì Addams, che è diventata un po' insomma l'icona di questo periodo e che è stata candidata anche ai Golden Globe, sia l'attrice sia la serie TV. Io vi ringrazio per l'attenzione, per qualsiasi altra curiosità vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Io sono Valerio Novara e vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.